Si è tenuto all'Hotel Poseidon di Torre del Greco un convegno sul PNRR di Regione e Comuni, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per rilanciare l'economia dopo la pandemia, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese, in special modo nella Regione Campania. Presenti all'evento esponenti politici locali, regionali e nazionali. La nostra città ha necessità di mettere al centro queste tematiche per far sì di avere un effettivo rilancio sia sotto il punto di vista produttivo sia sociale e per far sì che effettivamente ci sia un nuovo slancio dell'azione amministrativa locale. Per i giovani sicuramente il PNRR può essere un volano perché si potrebbero utilizzare questi fondi per nuove assunzioni o comunque per far sì che i giovani tornino veramente al centro dell'agenda politica amministrativa della città. Quando Torre del Greco è al centro del dibattito e i temi da trattare sono tali da poter immaginare delle prospettive migliori per la nostra città, è sempre un'occasione buona per incontrarsi e soprattutto per progettare, ideare buone pratiche. Questa città ha bisogno di questo, al di là dei colori, degli schieramenti politici. È arrivato il momento di voltare pagina dopo due amministrazioni che hanno lasciato il segno dell'immobilismo. Perseverare delle buone pratiche e cercare di far sì che ciò che si muove a livelli più alti trovi un riscontro nella nostra amata città. Abbiamo ritenuto opportuno convocare questo incontro stasera per chiarire un poco quello che è l'aspetto fondamentale di questi fondi che arriveranno sui nostri territori e quindi capire anche l'importanza da parte delle amministrazioni locali nel saper programmare e spendere e quindi completare poi l'opera anche in tempi ragionevoli. È una grande opportunità per i nostri territori che molto spesso rappresentano appunto scarse risorse economiche, questa davvero rappresenta qualcosa di fondamentale, quindi dobbiamo ben con ragionevolezza e soprattutto con efficacia ottimizzare queste risorse sul Torre del Greco. Bisogna presentare alla città questa opportunità di rilancio di tutti il sud, di tutti i comuni e ci sono tante risorse per le scuole, tante risorse per i beni confiscati, bandi già disponibili, tante risorse per intervenire sulle risorse idriche. Ci aspettiamo che il comune non resti a bocca asciutta. Per non restare a bocca asciutta significa che prima di utilizzare i fondi per bene, significa che i fondi bisogna richiederli e bisogna accedere e partecipare ai bandi. Quindi speriamo che l'amministrazione si adegui ad avere un bel pool di progettazione e di capacità progettuali che è fondamentale per saper utilizzare le risorse che in questo momento sono quelle che non mancano nel paese. Veramente possiamo cambiare il destino della Campania, approfittando di questi fondi, però con una mentalità veramente innovativa, strategica, ovviamente diversa da quella che si poteva avere prima della pandemia, perché tutto è cambiato, ormai abbiamo di fronte una strategia globale, però possiamo fare tanto, incidere tanto sullo sviluppo e la regione è al fianco ai territori, con tutte le politiche di sviluppo, a cominciare dalla formazione professionale, perché la formazione professionale significa competenze nuove, competenze rinnovate, favorire la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica, lo sviluppo sostenibile. I giovani sono al primo posto nelle mie policy perché facciamo moltissimi progetti solo per loro, formazione professionale, ITS, tutte queste nuove figure di giovani che potranno avere occupabilità, lavoro, specializzandosi, seguendo i corsi regionali. Noi abbiamo discusso stasera di un grande tema per il futuro di questo territorio, della Campania e del Sud, che è il PNRR. Il tema vero è che però strumenti importanti come questi devono essere gestiti e realizzati da amministrazioni capaci e competenti, che stiano sulle cose, che sappiano utilizzare strumenti e risorse. Noi abbiamo lanciato stasera delle idee per il lavoro, per la formazione, per lo sviluppo, per le politiche sociali, in un territorio in cui però, per esempio, non è stato ancora approvato il piano sociale di zona per 2020. Quindi c'è uno scollamento gravissimo tra quello che si può fare per far ripartire la nostra terra e quello che purtroppo in alcuni casi amministrazioni poco veloci, rapide,
poco capaci fanno nella concretezza. E quindi deve essere di stimolo a tutti in un momento nel quale, al di là dei colori, dei partiti, delle posizioni politiche, bisogna invece stringersi per far ripartire territori complicati come il nostro dopo un momento drammatico come quello della pandemia.